ancora una volta Grosseto sugli scudi con l'importante evento di pugilato nazionale che si svolgerà appunto al Teatro degli Industri. Siamo qui in compagnia dell'assessore allo sport del comune di Grosseto, Fabrizio Rossi, appena sono state eseguite le operazioni di peso. Fabrizio, intanto grazie per la tua presenza, perché non manchi mai quando si parla di sport. Ancora una volta Grosseto e la Maremma protagonisti domani sera in Italia e in tutto il mondo con Rai Sport. Sì, assolutamente un grande evento, un grandissimo evento, un titolo italiano che torna a Grosseto dopo un po' di tempo, ma che torna in una cornice meravigliosa, è quella del Teatro delle Industrie, una cornice inusuale, lo sappiamo, per motivi legati all'emergenza sanitaria, però è anche vero che Grosseto riporta il grande sport, Grosseto è una città di sport e quindi ha bisogno di grandi eventi per farsi conoscere su tutto il panorama nazionale, quindi l'amministrazione, l'assessorato allo sport è assolutamente vicino a chi organizza ovviamente questi eventi. Il pugilato poi a Grosseto è di casa, perché si parte già da lontano con molti pugili importanti, la tradizione poi continua, ora abbiamo anche Giorgetti che domani sera tira, ma il titolo, l'evento clou della manifestazione chiaramente è il titolo italiano di Superpiuma tra Nicola Cipolletta e Mario Alfano. La gente che lo vedrà solo su Rai, cosa potrà vedere? Perché innanzitutto ti prometto, ho già parlato con il regista Rai, che va un cappello su prima dell'inizio della diretta televisiva intorno alle 22 con le immagini migliori della nostra, di Grosseto e della Maremma. Tutta Italia, anche oltre l'Italia, quindi vedranno prima le nostre bellezze turistiche e ambientali, i nostri monumenti, e poi vedranno il grande sport, quindi lo sport di livello che serve alla città, che serve a tutti i praticanti, quindi lo sport in generale, perché portare sport di livello vuol dire far crescere la nostra città sportiva. E sport di livello, parlando di organizzazione della promotora internazionale Rosanna Conte Cavini, andiamo sul sicuro. Assolutamente sì. E c'è, ricordiamo, la coorganizzazione del comune di Grosseto, mi sembra il minimo che potessi dire. Certamente.